Buongiorno a tutti, oggi martedì 16 aprile ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti dal 30 al 35. In quel tempo la folla disse a Gesù, Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: In verità, in verità, io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo. Quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro, Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai. Il Vangelo di oggi ci fa riflettere sempre sul lungo discorso di Gesù in merito al pane di vita che è inserito nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 6. La folla pone una domanda a Gesù: "Quale segno compi perché vediamo e ti crediamo?". Una domanda che avranno potuto fare eh, un po' tutti eh, in quel contesto. Però è una, una domanda che potremmo fare anche noi, perché tutti, per credere, esigiamo delle ragioni. E addirittura qui in un testo che respira del mondo biblico giudaico non si esigono ragioni, eh, diciamo, astratte, ma segni. Quindi azioni ben precise, azioni che rimandino direttamente alla Sacra Scrittura, questi sono i segni. Infatti c'è il paragone con gli episodi descritti nel libro dell'Esodo, in cui Dio ha donato il pane dal cielo, la manna, per mezzo di Mosè. La folla del tempo, quindi, intorno a Gesù era fortemente religiosa, ma comunque si fa domande. Ho affermato che forse ancora oggi faremmo la stessa domanda di quella folla, perché in questo nell'esigere da Dio quello che vogliamo noi e come lo vogliamo noi, eh, mentre Dio sceglie il modo più semplice e sorprendente per farci entrare in comunione con Lui, in questo, nonostante sicuramente oggi siamo meno religiosi dei giudei del tempo, lo dobbiamo riconoscere, anche noi assomigliamo. A quella folla. Anche noi, davanti al dono del pane che ci nutre per la vita eterna in questa vita, siamo tutti un po' storditi e eh, ci facciamo delle domande, anche per noi è difficile pensare che e forse anche credere che il pane del cielo, cioè venuto dall'alto che nutrì gli israeliti nel deserto è stato il segno del dono di Gesù, perché è lui Gesù, il pane della vita, lui lo dice, no, lui stesso in questo testo, che dà la possibilità a ciascuno di, di noi di entrare in comunione col principio eterno della vita stessa, che è l'amore gratuito di Dio per ciascuno di noi. Non è difficile mangiare un pane, certamente, difficile accogliere il nutrimento profondo, lasciarsi assimilare dal movimento di gratuità che questo pane custodisce e che nello stesso tempo comunica. Si mangia il pane del cielo se si accetta di credere in Gesù. Qui è chiaro no? il testo eh, di Giovanni e di prendere parte quindi alla sua vita da risorto eh, che lui vuole comunicare a noi. Per questo i cattolici affermano che Gesù è alimento vero, per questo diciamo che il corpo di Cristo è eh, il di Gesù. Nell'Eucaristia ci nutre, sostiene la nostra vita, la nostra testimonianza di fede e perciò ci fa gustare già da oggi l'eternità. Chiediamo oggi al Signore di comunicarci il gusto del cielo, il buon sapore del pane che viene dal cielo, nelle piccole gioie anche che vi in questo giorno e poi nella piccola grande enorme profondissima gioia dell'eucaristia buona giornata